Bisogna avere coraggio nella vita e, come abbiamo detto, vi è un coraggio umano e un coraggio cristiano. Da oggi, o meglio oggi, voglio iniziare a dirvi qualcosa sulle molle del coraggio umano. Questo coraggio, queste molle meglio, sono presenti in ogni uomo e in ogni donna della terra, sia che sono cristiani, sia che sono buddisti, sia che sono ebrei, sia che sono musulmani, sia che non credono. Il Concilio Vaticano II ribadisce in tanti documenti che lo Spirito Santo agisce nell'uomo indipendentemente dalla sua fede. Agisce negli uomini che si sforzano di essere coerenti e di vivere le più profonde, come dire, la propria interiorità, il proprio patrimonio di coscienza. Un uomo che vive secondo coscienza, ci dice il Concilio Vaticano II, è un uomo in cui agisce lo Spirito Santo, anche se quella persona non lo riconosce. E di esempi nella storia ce ne sono, soprattutto quando noi vediamo agire bene, creare opere di bene, uomini o donne che non sono appartenenti a nessuna religione, ma che si definiscono, per esempio, non credenti o diversamente credenti. Insomma, lo Spirito Santo non deve chiedere permesso a nessuno dove seminare e buttare il suo seme. Ma se questo è vero per i non credenti, a maggior ragione è vero per noi che ci diciamo e ci picchiamo di essere credenti. E quindi a maggior ragione dobbiamo essere certi dentro che il coraggio ci viene dallo Spirito Santo, che la forza ci viene dallo Spirito Santo, che lo Spirito Santo ad essere luce, guida, forza nei momenti di sbarrimento. Quanti di noi oggi, e quando dico noi, non intendo solo io o voi che mi ascoltate da casa, ma anche quelli che non ci ascoltano, quelli che non ci credono, semmai quelli che ci prendono in giro, quanti di noi oggi, pur dicendoci cattolici, cristiani, battezzati, nel momento della difficoltà, dello smarrimento, delle tenebre, abbiamo il coraggio e l'umiltà di elevare il nostro cuore, di gridare allo Spirito di aiutarci? Andiamo semmai dall'amico, andiamo dallo psicologo, tutte cose buone e giuste, facciamo anche delle cure che si devono fare. Ma quanti di noi, indipendentemente da tutte queste cose, abbiamo l'umiltà di dire: Signore, io non c'ho forza, io non ho il coraggio, donami la tua forza, donami il tuo coraggio. Facciamo nostra questa preghiera oggi, perché effettivamente il Signore ci doni la sua forza e il suo coraggio. Io vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!